In Madagascar, il 70,7% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà mondiale. Nell'isola, come in tutta l'Africa, la terra appartiene alle popolazioni che da sempre la occupano, secondo il diritto fondiario ancestrale che proibisce la sua alienazione. Il Madagascar è una terra meravigliosa, ma che sanguina sempre di più, anno dopo anno. Logiche economiche, dinamiche politiche, interne ma anche importate dagli stranieri, annientano quest'isola e la sua gente. Eppure non se ne parla. Durante il tragitto, il paesaggio si trasforma. Il terreno, così rosso e sanguigno, rende densa anche l'aria. È stato emozionante.